Avanti Hang, hashtag Safety 2021, è la nuova rassegna di arte contemporanea promossa e ideata insieme a Volvo con Lightbox, che presenterà gli artisti di 4 accademie italiane. Cominciamo con Venezia, oggi 9 settembre, il 16 settembre sarà la volta di Bologna e poi a novembre avremo gli appuntamenti di Firenze e Milano. Il tema centrale di Avanti Hang Safety è appunto la sicurezza, che è uno dei temi fondamentali per Volvo, centrali della loro identità, su cui sono stati invitati gli studenti delle accademie a riflettere e a esprimersi attraverso le loro opere. Siamo qui stasera per un progetto che vede diverse accademie italiane coinvolte da Volvo per una nuova sperimentazione che tenga insieme ovviamente la ricerca artistica contemporanea con modalità non ovvie, perché non museali, non prettamente istituzionali, di presentazione dei lavori stessi. La mia opera si chiama Camera Oscura. Concretizza uno spazio intimo e segreto nel nostro cuore. Nella società di oggi il ritmo della nostra vita sta diventando sempre più veloce. Quando vivi in questa società complicata, forse potremmo perderci. In questo spazio puoi entrare dentro. Probabilmente puoi ritrovarti, ritrovare te stesso. Ma da un'altra parte, questa camera può essere anche una zona di comfort nella tua vita. Il lavoro propone come tematica una serie di scene ambientate nel contesto della festa, perché rappresenta un po' qualcosa che sta all'opposto della quotidianità e anche le persone si comportano in modo molto diverso dalla vita di tutti i giorni, cioè si è più liberi, più aperti, più spensierati, ci si lascia andare a dei comportamenti che vanno anche al di là delle regole, si è più disposti anche a entrare in contatto con gli altri. In tutto questo l'uomo comunque raggiunge una sorta di sollievo, una sicurezza, perché si libera appunto delle inibizioni, timidezze, le paure anche. Innanzitutto il titolo è Leaves of Grass ed è un'installazione che si ispira al concetto di residuo che è stato espresso dallo scrittore e paesaggista Gil Clement nel libro Manifesto del Terzo Paesaggio. Quindi sostanzialmente questa installazione cerca di interpretare metaforicamente questo concetto di spazio residuale, che è in sostanza concepito come uno spazio in cui non vi è una funzione, un interesse di tipo antropico, dunque l'essere umano non vi pratica alcun intervento all'interno. Proprio per questo motivo, per cui appunto nessun intervento viene effettuato, questi spazi diventano rifugio e ricettacolo di biodiversità, che è quindi sostanzialmente componente essenziale della vita e della mescolanza planetaria. Le occasioni per testarsi in esterno sono quelle che danno avvio al percorso propriamente professionale, per cui diventano particolarmente significative durante il percorso di studio, perché sono il vero e proprio training dei giorni che verranno, insomma. Per questo ben vengano le occasioni come quella offerta da Volvo.